La Charity, clinica di riabilitazione toscana, ha festeggiato ieri i suoi primi 25 anni di vita. Lo ha fatto a San Giovanni Valdarno con un convegno che si è tenuto presso il Centro di Geotecnologie della Università di Siena. La Charity, fondata il 15 luglio del 1999, è una società per azioni a prevalente controllo pubblico. I soci sono la ASL Toscana Sud-Est con il 59%, il Comune di Terranuova con il 17%, la Fondazione Maugeri con il 19% e l'azienda ospedalera Università Senese con il 5%, ma sentiamo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La CRT, la Clinica di Riabilitazione Toscana S.P.A., è una esperienza importante che io vorrei vedere ripetere anche in altre parti del territorio. Organizzare con una società a prevalente capitale pubblico, rappresentata dalle ASL, dal Comune di Terranuova, ma che si apre anche a un partner, pur a livello minoritario da un punto di vista delle quote privato, Maugeri, è stata un'esperienza che ha messo insieme pubblico e privato nell'organizzare, secondo criteri di efficienza ed efficacia, la riabilitazione, che è elemento essenziale nella presa in carico di un paziente, su cui si focalizza nell'ospedale il momento acuto della cura, dell'intervento da un punto di vista clinico, ma che richiede nei tempi più rapidi la necessità di rioffrirgli autonomia e conseguentemente con la riabilitazione lo stato di ritorno alla normalità. E questa azienda, imperniata sull'ospedale del Valdarno, in realtà opera sul territorio e opererà ancora di più sul territorio quando realizzeremo le case di comunità, gli ospedali di comunità, in questo caso nei comuni di Terranuova, di San Giovanni, di Cavriglia, come sono previsti dal piano postato dalla Regione. E poi c'è un'esigenza di stabilità, perché ancora si vive dopo 25 anni come clinica sperimentale. No, ormai è una realtà e io mi impegno come Regione Toscana a accelerare il processo di autorizzazione, a considerare questo uno dei presidi regionali di intervento sul sistema sanitario.